Cambiare il mondo dal bene primario per eccellenza, il cibo, per arrivare a salute, società, economia, cultura. Stasera, TGR Piemonte, 19.35. Dal sottosuolo miliardi di microrganismi buoni aiutano a combattere le malattie di oggi, dal laboratorio di Giusto Giovannetti, microbiologo torinese, ai prodotti da forno di Dino Raviola, produttore agricolo di Villanova d'Asti. Tra 30 anni in Piemonte più di 250.000 persone soffriranno di diabete e 500.000 di fegato grasso. Questi i dati dell'EFSA, l'ente europeo per la salute, secondo cui le due malattie sono attribuibili a una diminuzione di biodiversità intestinale. La causa? Sterilizziamo tutti gli alimenti fin da quando sono nei campi. Claudia Pregno. Niente chimica in questi campi, solo un'infinità di microrganismi vecchi come il mondo che vivono nel sottosuolo. In questo pugno di terra ce ne sono miliardi, tanti loro compiti: tenere pulito il terreno mangiandosi nitrati e tossine, amplificare le radici che a loro volta aiutano ad apportare i nutrimenti necessari alla pianta e ai suoi frutti. Prodotti che così acquistano anche profumo e sapore. Pesticidi, inquinanti, sfruttamento intensivo dei terreni però hanno indebolito i microrganismi. Negli ultimi 100 anni sono stati addirittura eliminati sterilizzando i campi con fitofarmaci. Un microbiologo piemontese, dopo averli studiati a lungo, è riuscito a farli riprodurre. I microrganismi sono venuti prima delle piante, i microrganismi hanno 3 miliardi di anni, le piante hanno al massimo 600-700 milioni di anni, quindi hanno una vita molto più lunga, e sono i microrganismi che hanno formato le piante, non viceversa. Quindi sono i nostri antenati, ma che sono rimasti dentro la funzionalità della pianta. Cioè noi non possiamo ammazzare i nostri antenati, non so come dire, perché noi non funzioniamo più. Sono le stesse motivazioni che hanno spinto Dino, produttore agricolo di Villanova d'Asti, a micorrizzare, cioè a inoculare microrganismi nei suoi campi di grano, mais, segale e farro, in modo da ritrovarli nel pane, nei dolci, nella pasta che sforna ogni giorno. Io nei miei campi non volevo più chimica. Allora, 9 anni fa, ho cominciato a micorrizzare i miei raccolti. E adesso sono contento che è un prodotto sano sia per me che per la mia famiglia. Anche noi abbiamo bisogno per stare bene di quei microrganismi. Ingerendoli aumenta la biodiversità intestinale e, come dimostrato dal Centro Nazionale Ricerche, sono loro che fanno funzionare l'intera macchina della salute. Ci aiutano a digerire, ad assimilare le sostanze nutritive, a combattere i radicali liberi, a fortificare le difese immunitarie e a contrastare le patologie di oggi come diabete e malattie autoimmuni. Questi alimenti sono caratterizzati ad avere una qualità funzionale diversa, perché hanno più antiossidanti, hanno più fenoli e hanno meno nitrati. E quindi tutto questo agisce e diventa un alimento funzionale rispetto a uno stesso alimento che non ha queste caratteristiche. Quindi cambia la salute del consumatore per due motivi, sia per gli alimenti, per le sostanze contenute, che per la quantità e la qualità dei microbi in esso contenuti.